massacri in Israele, la guerra in Ucraina, il Nagorno-Karabakh, crisi in cui la diplomazia internazionale non riesce a imporre la pace. I polacchi sono chiamati alle urne per decidere il futuro della loro nazione, le polemiche sulla libertà di stampa a Varsavia. Una decisa onda modernizzatrice e una concreta crescita economica spingono l'Albania verso l'Unione Europea. Busioc TV, fondata da un italiano con la sua proposta di musica folk, è in cima a tutti gli indici di ascolto in Moldavia. Il rock industriale dei Laibach, con tragica attualità, trasforma in un'opera Alamut, il romanzo di Vladimir Bartol che ha ispirato Assassin's Creed. Papa Bergoglio l'aveva definita la guerra mondiale a pezzi, l'infinito stillicidio di conflitti apparentemente separati tra di loro, ma nei fatti tutti collegati, focolai di odio considerati endemici e che per questo nessuno si impegna a risolvere. Negli ultimi mesi, con sullo sfondo la terribile aggressione russa all'Ucraina, si sono susseguiti i sommovimenti in Africa, il Nagorno-Karabakh, le sparatorie in Kosovo ed infine la terribile strage con migliaia di morti in Israele e a Gaza. Siamo di fronte a un nuovo tipo di conflitto che è derivato da molti eventi. L'abbandono delle negoziazioni e dei trattati, l'inserimento di quello che noi abbiamo trascurato ma che è un fondamentale elemento della guerra senza limiti, e cioè la guerra economica odierna, e poi la guerra militare fatta non di armi e missili balistici intercontinentali, armi sottomarine, armi impossibili da fermarsi, ma invece di nuovo di carri, artiglieria, mitragliatrici, droni. E questo ha provocato un'assoluta impreparazione non solo a cercare di fermare il conflitto, ma anche di renderlo meno pericoloso e soprattutto meno pronto a allargarsi e allungarsi. Ma perché in queste crisi non c'è spazio per un intervento della comunità internazionale? Perché gli interessi nazionali e gli interessi personali dei leader hanno impedito una contrattazione, una negoziazione che cercasse di trovare delle soluzioni a quelli che evidentemente erano dei conflitti in nuce ma che stavano per esplodere. Il conflitto però ha una sua logica, ad esempio quello in Ucraina che noi credevamo si sarebbe ampliato, in realtà si sta invece verificando ai confini dell'Unione Europea. Sempre di una frontiera si tratta, ma di una frontiera assolutamente inedita nella quale nessuno pensava che vi potrebbe essere stati una catena di conflitti che la circondava. Le stragi nei kibbutz israeliani e i successivi bombardamenti di Gaza sono il prodotto di un conflitto che nessuno ha tentato di risolvere con la politica. Sembra che a mancare in tutti questi ultimi conflitti sia una capacità diplomatica. Credo che il primo errore sia stato quello di pensare che la pandemia avrebbe affratellato le società e le nazioni, e invece durante la pandemia gli stati maggiori stavano studiando gli attacchi. Il secondo, aver trascurato organizzazioni come l'organizzazione di Shanghai, che dava dei chiarissimi segni di voler unire sotto le proprie bandiere intero continente in contrapposizione al continente occidentale. Il terzo è stato quello di non capire che il possibile ritorno alla guerra fredda è dato dal conflitto tra autocrazie e democrazie. In realtà molti degli elementi di fondo non sono stati né capiti né in qualche modo fermati, e oggi ci troviamo in un conflitto in Ucraina che non solo può espandersi e allargarsi anche al di là della propria area nella quale si combatte, ma può continuare ad allungarsi nel tempo con esiti che noi non riusciamo a comprendere. Ma quali sono i motivi per cui oggi la politica internazionale non è più capace di studiare, proporre e trattare accordi diplomatici? Il tentativo di guardare soltanto a breve distanza impedisce naturalmente qualsiasi tipo di riflessione e di analisi che sono richieste da argomenti così complessi come quello dello scontro tra potenze e come quello dello scontro tra i vari interessi dei paesi. Un forte elemento è anche quello di capire che cosa significa oggi la guerra economica tra Asia e Occidente, lo scontro tra potenze nelle quali la Repubblica Popolare Cinese riveste un ruolo fondamentale anche nelle decisioni degli Stati Maggiori e anche forse nell'ispirazione di paesi come l'Iran.
Intanto in Israele, a Gaza, in Ucraina o nel Nagorno-Karabakh, nessuno riesce ad immaginare la pace. È il giorno delle elezioni in Polonia, un giorno che segnerà il destino politico di uno dei principali paesi d'Europa per i prossimi anni. Termina così una campagna elettorale molto accesa. Ai cittadini si chiede una scelta di campo. Da una parte la continuità a destra con Diritto e Giustizia al governo dal 2015, dall'altra una svolta verso posizioni più progressiste con Coalizione Civica. Ancora una volta è una sfida tra i due carismatici leader da tempo sulla scena politica, il conservatore Jarosław Kaczyński contro l'europeista Donald Tusk. Hello. Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć. Questo spot ha fatto molto parlare di sé nelle settimane scorse. Kaczyński riceve una chiamata dall'ambasciata tedesca. Berlino gradisce il ritorno all'innalzamento dell'età pensionabile, come ai tempi di Tusk primo ministro, si capisce dalla voce. Proszę przeprosić pana kanclerza. Decideranno i polacchi con il referendum, risponde seccamente Kaczyński. Alle urne, infatti, gli elettori, oltre a rinnovare il Parlamento, voteranno su quattro temi: privatizzazioni, difesa dei confini con la Bielorussia, in funzione antimigranti, redistribuzione europea proprio dei migranti e, appunto, età della pensione. La scelta della maggioranza di proporre questi referendum è stata aspramente criticata dall'opposizione e giudicata come propaganda pagata con soldi pubblici. Gli echi della campagna elettorale si sono riverberati nel Parlamento europeo. Toni alti in particolare nel dibattito sulla legge per la libertà dei media, iniziativa mirata anche a favorire il pluralismo in Polonia e Ungheria, che negli ultimi anni hanno perso posizioni in materia nelle classifiche internazionali stilate da organizzazioni indipendenti. Un'ingerenza inaccettabile secondo Diritto e Giustizia, per il quale la presenza di editori stranieri, in particolare tedeschi, nel mercato dei media dimostra la non necessità di questa legge. In Polonia non abbiamo problemi con l'informazione. Qualsiasi investitore su qualsiasi piattaforma è libero di informare quando lo fa rispettando la Costituzione. Diciamo no a questa proposta perché ciascuno dei 27 paesi dell'Unione Europea dovrebbe avere la sua legislazione in merito. Già la Costituzione polacca protegge la libertà di stampa. Questa proposta viola i trattati perché limita le possibilità di legiferare di ogni Stato, ha aggiunto l'altra eurodeputata di Diritto e Giustizia, parte del gruppo dei conservatori europei, Elżbieta Kruk. Non sorprende che l'opposizione polacca si sia schierata apertamente a favore della proposta. Se paragoni la situazione della libertà dei media in Polonia oggi con quella di qualche anno fa, ci sono differenze. Per esempio, la TV pubblica adesso è piena di propaganda filogovernativa. Io ero attivo nei movimenti di opposizione durante il comunismo e la propaganda di allora non era così dura come quella di oggi. And the communist propaganda was not so hard as this today. Altra polemica arrivata al Parlamento europeo, lo scandalo dei visti Schengen concessi almeno a centinaia di stranieri da parte di funzionari polacchi dietro il pagamento di tangenti, un caso di corruzione che ha portato al siluramento del vice ministro degli esteri. Ora che la campagna elettorale è terminata, tocca ai cittadini scegliere, ma non è detto che dalle urne esca un risultato chiaro e decisivo. Molto dipenderà anche dal risultato degli altri partiti che, secondo i sondaggi, convincono un terzo dell'elettorato. Tirana Design Week edizione 2023, ad organizzarla un'università privata della capitale albanese che ha inserito il design nella propria offerta formativa, ritenendo il tessuto industriale nazionale maturo per un salto di qualità. Un prodotto non deve essere solo funzionale, ma anche bello. Tra gli insegnanti Gregor Andoni, 33 anni, automotive designer, tra studio del disegno industriale e un periodo di lavoro, ha trascorso a Firenze una decina d'anni, da 5 tornato in Albania. Perché? C'è da fare, ci sono anche opportunità, specialmente in questa industria che fa parte dell'industria creativa, dove i giovani se lo possono trovare anche da soli o creare da soli le opportunità per lavoro. A me mi piacerebbe sviluppare la mia azienda qua in Albania, è il mio posto dove sono nato, quindi conosco le persone, quelli che sono rimasti in Albania. Come vede l'Unione Europea la sua generazione?
L'Unione Europea, la mia generazione lo vede come un'opportunità per, diciamo, prendere un'informazione scientifica a base. Lei potrebbe ritornare sulle sue decisioni e andare via dall'Albania per essere inserito in un contesto internazionale? Certo, per me è sempre in considerazione questa alternativa. Penso anche per gli altri giovani, la pensano lo stesso. Una generazione pronta a scommettere sull'Albania inserita nell'Unione Europea da titolare, ma pronta a trasferirsi all'estero se la politica dovesse impiegare più anni di quelli concessi dalla vita ai giovani per realizzarsi personalmente e professionalmente. È vero che sono molti i giovani che stanno lasciando l'Albania alla ricerca di altre opportunità, ma sono tanti anche quelli che dopo un'esperienza all'estero tornano in Albania, dove il mercato del lavoro si sta sviluppando con nuove prospettive per i giovani. All'inizio credo che resterò finché potrò pensare di lavorare in Albania, ma se non potessi esprimere qui le mie capacità professionali, allora perché no? Proverei all'estero. Sono stata varie volte in Italia, prima da studente e poi partecipando a dei progetti di ricerca. Quello che ho imparato in Italia voglio trasmetterlo e utilizzarlo qui, in Albania. Sono un po' patriottica, voglio investire il mio bagaglio professionale qui e lavorare in Albania finché potrò farlo. Per la mia generazione l'Unione Europea è stata una speranza. Negli anni 90 abbiamo lottato per i cambiamenti, per rendere l'Albania una nazione europea. Ma con l'Albania si sono evolute anche le richieste dei cittadini albanesi. Sviluppo, scambi, mercato comune, far parte dell'Europa non soltanto geograficamente. È una specie di delusione, molto più sentita dalla nuova generazione che aspira di vivere alla pari dei coetanei europei. Sono delusi dalla politica e dai suoi tempi. I giovani vogliono cambiamenti rapidi per contribuire allo sviluppo. Cambiamenti rapidi e radicali ben rappresentati dalla piramide che si affaccia sul boulevard di Deshmoret Combit, nata come mausoleo celebrativo di Enver Hoxha, sta per diventare un centro multifunzionale per i giovani e per la vita culturale della capitale albanese. I dati economici forniti a Bruxelles dall'Albania a metà settembre, tasso di crescita economica nel 2022 più 4,9%, atteso alla pari dell'Eurozona quello dell'anno in corso. In agosto l'inflazione è calata al 4%, salari in aumento e occupazione in crescita. Il boom del turismo poi non fa che rendere evidente quanto l'Albania sia attrattiva per i paesi esteri e a tanti giovani sembra che il percorso per l'adesione all'Unione proceda troppo lentamente. L'Europa esercita ancora un grande fascino sui giovani albanesi, ma intanto non mancano altri corteggiatori. Ogni mattina Dario Bresciani, prima di andare al lavoro, passa dagli studi di Busioc TV e le cose da fare non gli mancano certo. E lui, l'italiano dietro la piccola televisione moldava di musica folk, una vera istituzione nel paese in cui trasmette dal centro di Chisinau. Io la mattina quando vengo al lavoro, prima di iniziare il mio lavoro, preparo le scenografie, preparo tutto quello che è l'indotto per il cameraman, per la regia, eccetera. Loro quando arrivano tutto è già pronto, quando poi arriva Liliana con tutti i suoi loro sono tutti pronti e devono solo filmare e essere a posto. Questa è un po' la mia piccola soddisfazione personale. Imprenditore televisivo per caso Bresciani, già di casa in Moldavia per un altro lavoro, prima della pandemia, è stato però il lockdown a farlo restare qui. L'avventura è cominciata quando è scoppiato il Covid, dove io per un anno e mezzo non ho potuto poi spostarmi e sono rimasto fermo in Moldavia. Rimanendo fermo in Moldavia mi sono dovuto reinventare a livello lavorativo e da qui con Liliana è partita l'avventura della televisione. Da qui ho scoperto un mondo totalmente a me allora sconosciuto che poi mi ha affascinato e mi ha fatto entrare di soppiatto in tutto quello che è l'apparato televisivo che adesso noi abbiamo con Busioc TV. Liliana Kazak, anima di Busioc TV, celebrità del panorama folk moldavo, si è trovata da un giorno all'altro a causa della crisi conseguente al Covid davanti al rischio di veder chiudere l'emittente per cui lavorava. Prendere in mano questa televisione è stata un po' una sfida. Prima avevamo un management, dei grandi studi, tanto personale. Dovermene occupare in prima persona è stata una sfida ma anche un rischio. Io l'ho fatto per portare avanti un progetto che aiuti la cultura popolare moldava e gli artisti. Pentru artiștii care își fac promovarea în această televiziune.
Liliana e la sua squadra hanno trovato nella voglia di fare e nell'intraprendenza di Dario Bresciani una spalla inaspettata. Non è stato facile. Buseok TV, prima della crisi, aveva grandi studi in un centro di produzione televisiva. Abbiamo trasformato i 500 metri quadri di televisione e li abbiamo ridotti in 150 metri quadri. Quindi, partendo dalla fantasia, diciamo, imprenditoriale italiana, abbiamo ottimizzato le scenografie, allestito lo studio. Oggi l'emittente ha un palinsesto di programmi e concerti e arriva in tutte le case moldave, ma grazie al web raggiunge anche i tanti moldavi della diaspora. Lo scopo originario di Buzuyok TV è promuovere la cultura e l'arte del nostro paese, con molte più difficoltà rispetto a una TV generalista. Ma noi crediamo nell'importanza delle tradizioni popolari e speriamo che le autorità ci possano sostenere. Intanto, dai piccoli studi di Boulevard Stefan Celmare, le note del folk moldavo inondano l'Ether. Alamut, una fortezza inespugnabile nella Persia dell'undicesimo secolo, da dove Hassan Sabah, carismatica guida degli ismailiti, inviava i suoi assassini ad uccidere chiunque ostacolasse i suoi piani. Questa è la trama del romanzo Alamut, pubblicato dallo scrittore sloveno Vladimir Bartol nel 1938 e che ora i Laibach propongono come opera musicale. I Laibach sono il gruppo sloveno più conosciuto nel mondo, il loro rock industriale ha ispirato i Rammstein. Bartol invece è nato a Trieste nel 1903, nel primo dopoguerra fu costretto all'esilio dopo che la Venezia Giulia passò sotto la sovranità del Regno d'Italia. Nel personaggio del vecchio della montagna, Bartol proiettava la figura di Mussolini, che gli jugoslavi accusavano di essere il mandante degli assassini che uccisero il loro re Alessandro. Ora i Laibach hanno trasformato il romanzo in un'opera rock per mostrare gli aspetti totalitari e nichilistici del rapporto tra le masse ed il capo carismatico. Nella nostra produzione cerchiamo di mostrare il rapporto tra il potere, l'ideologia e l'arte. Alamut si presta molto bene per una riflessione su questi collegamenti. Poi ci interessava conoscere la cultura iraniana e Alamut è stato anche un pretesto per iniziare una collaborazione con gli artisti di Teheran. Dopo gli anni di Khomeini, in Iran si è formata una scena musicale estremamente interessante. Con Alamut abbiamo trovato un tema rilevante sia per noi sia per gli iraniani. Alamut, il romanzo, ebbe una notevole fortuna nel 1988 quando la traduzione francese uscì contemporaneamente con la presa del potere di Khomeini in Iran. Nel 2004 poi la traduzione inglese era contemporanea alla caccia a Bin Laden. Il romanzo ha anche ispirato Assassin's Creed, uno dei videogiochi più famosi al mondo. Bartol rifletteva sul collegamento tra il potere e la violenza. Sì, non mi limiterei solo al potere politico. Oggi il potere è disperso, non è concentrato solo nelle strutture politiche. Non è mai chiaro chi comanda. La violenza è però sempre la stessa. La violenza dell'ideologia dominante, la violenza dei media. Adesso dobbiamo anche affrontare la violenza dello spazio virtuale. Il rapporto tra violenza e potere cambia in continuazione. Oggi il fascismo avrebbe, forse ha, un'altra forma, non quella che ha avuto negli anni 20 e 30. Nel romanzo questo è espresso nel carattere paradossale di Hassani Sabah, un pensatore radicalmente cinico, però anche profondamente credente, anche se non crede più in Dio. Vuole il potere, è però conscio che non potrà mai controllarlo del tutto. I
9 movimenti dell'opera sono stati composti da Luca Jamnik dei Laibach e dagli iraniani Idin Samimi Mofakham e Nima Aroswan. A dirigere l'orchestra sinfonica della TV pubblica slovena a Lubiana, Zagabria e Francoforte è stato l'iraniano Navid Gokhari. Per ora in Italia è previsto solo un concerto a Trieste. L'obiettivo dei Laibach è portare l'opera a Teheran. Chi nas vuole?